praticamente una sconfitta dura, sia nel risultato che nelle modalità in cui è maturato. Sì, soprattutto dura perché non ci siamo abituati, è stato un campionato praticamente senza sconfitte, ma oggi devo dire che ci siamo arrivati con diffidati, infortunati, in una situazione di grandissima precarietà. E però proprio adesso voglio presentarmi qui a parlare dei nostri ragazzi, del nostro allenatore, che hanno fatto una stagione straordinaria. È un collasso, una scivolata, non solo deve essere capita, ma devono essere capite anche le motivazioni. Fino a ieri pensavamo di poter concorrere a qualcosa di straordinario, lo faremo l'anno prossimo, e è accettabile che una squadra scivoli in una condizione come questa. La differenza l'hanno fatta probabilmente anche le motivazioni. Certo, motivazioni straordinarie di noi, ma anche noi abbiamo e dovremo sempre avere le motivazioni quando giochiamo le partite, perché non serve un obiettivo per giocare bene e vincere, però è accettabile questo risultato brutto, perché viene dopo 10 mesi di sacrifici, di voglia di fare, di proposte importanti da un punto di vista tecnico tutte le domeniche, tutti i giorni. Quindi oggi voglio rendere onore a questa squadra, sarebbe stato troppo facile farlo magari avendo ottenuto un risultato straordinario. Oggi che noi siamo scivolati così amaramente e duramente, io sono qui a rendere onore alla squadra e all'allenatore. Direttore, a proposito di motivazioni, però se oggi sono mancate, la prossima contro la Juve ci saranno sicuramente. Chiarisco meglio questa cosa, non è che siano mancate le motivazioni, ma forse non erano sufficienti per affrontare in condizioni di grande precarietà, perché lo sa il nostro allenatore come abbiamo messo, anzi come ha messo in campo la squadra, con i diffidati, con i precari dal punto di vista fisico, e quindi ha dovuto fare delle scelte che probabilmente in condizioni normali sarebbero state diverse. Allora le motivazioni accettarlo e rendere onore a questa squadra. Direttore, lei ha detto al prossimo campionato lo faremo da protagonisti, concorreremo per dei titoli importanti. Come si migliora questa Roma e dove va migliorata? Intanto la Roma deve definire, e lo sta facendo, l'ha fatto per un anno intero, un'idea di se stessa, un'idea di forza, di potenza, di voglia di competere tutte le domeniche. Poi integreremo l'organico per come ci indicherà l'allenatore, per quello che ci sembrerà opportuno fare. L'importante è che lo zoccolo di questa squadra sia forte fin da ora, perché il campionato prossimo si sta già giocando, si è giocato oggi e si giocherà domenica in casa nostra contro la Juventus. È già una premessa per il prossimo campionato. Grazie. Allora, una sconfitta brutta, una maturata male, che però non cancella un campionato meraviglioso. Certo, non cancella nulla, però perdere così è veramente brutta. Noi ci tenevamo a fare una bella figura perché stiamo su una bella periodo e volevamo continuare così. Siamo dispiaciuti, fa parte del calcio, però ripeto, perdere così è veramente brutto. Bisogna girare le pagine e tornare a lavorare forte, perché c'è una partita comunque importante la prossima settimana, e anche se non c'è più niente da giocare sarà veramente per fare un piacere ai tifosi, e lo meritano, e quindi dobbiamo tornare a giocare come sappiamo fare, come abbiamo sempre fatto, e poi un calo di tensione sicuramente ci sta. Che cos'è che non è andato oggi? È un po' tutto, no? Penso che abbiamo avuto veramente 90 minuti di confusione, noi abbiamo giocato bene, senza ritmo, e l'avversario ci ha messo in difficoltà, quindi complimenti anche a loro. Però sì, ripeto, siamo dispiaciuti, perché fare una figura così non è una cosa bella, e spero che ci riprenderemo la prossima settimana. Vincere domenica contro la Juventus cosa vorrebbe dire? No, vorrebbe dire che comunque avremmo fatto un bel campionato e niente di più. Il scudetto ormai è alla Juve, hanno meritato, però per i nostri tifosi vogliamo veramente vincere questa partita, perché sappiamo che per loro è molto importante. E poi, come detto, chiudere le partite a casa come una vittoria contro la Juve sarebbe una bella cosa. Mi sei sembrato l'unico che è entrato in campo con la giusta cattiva da quando il mister ti ha fatto entrare, i tuoi compagni però un pochino molli. Cos'è che non è andato in questa gara? No, io sono rimasto 3 settimane fuori, quindi voglia di giocare è normale che ce l'avevo. Poi ripeto, la voglia di giocare ce l'hanno tutti i compagni, hanno fatto tutti un campionato straordinario. Io sono andato mezz'ora, quindi è sempre più facile, però con questo caldo magari abbiamo anche sofferto quello. Ma come ho detto, non è andato niente bene oggi, c'è un po' di tutto, grande confusione,
ma come detto io ho grande fiducia in questo gruppo e lo so che prossima settimana ci riprenderemo. Grazie.